Allora, che facciamo nei prossimi giorni? Uno, abbiamo detto che la petizione diventa lo strumento con cui nel prossimo periodo lavoreremo per allargare il movimento, far sentire forte la nostra voce, far sentire la voce dei tanti che stanno condividendo le nostre posizioni. Con oggi parte un comitato nazionale di gestione della petizione che nei prossimi giorni fa un incontro tecnico per lanciare la campagna. La petizione già oggi trovate, quando finiamo mandiamo tutti quanti i link, trovate già i documenti che abbiamo presentato. Stiamo attivando il meccanismo in funzione della risoluzione che dobbiamo fare. Sappiate che quella petizione non è sostenuta solo da noi. A Bruxelles eravamo una grande realtà meridionale, i pastori sardi, gli allevatori siciliani, i pastori abruzzesi, gli allevatori, tutti uniti a dire che questa battaglia la dobbiamo vincere, la dobbiamo vincere, anche perché c'è un piccolo problemino, detto tutte le cose che ci siamo detti che prima non abbiamo affrontato. Se vedete la carta dell'Italia, dov'è che non si risolve la brucellosi? Nel centro, su, no, in tutta l'Italia meridionale. Tutta l'Italia meridionale. Dove si risolve? Su. E che è successo? Vi faccio notare solo questo. Che nel tempo, nonostante tutto quello che ci siamo detti, l'istituto zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici ha preso piede in tutta l'Italia meridionale. C'abbiamo un piccolo problema. E questo problema lo sanno i pastori sardi, lo sanno gli allevatori di Gioia del Colle che vanno a mozzare la meravigliosa, lo sanno i calabresi, lo sanno i siciliani, lo sanno i pastori abruzzesi. Questa sarà non solo la petizione che dei bufalari casertani, ma sarà di tutti quanti gli allevatori italiani che oggi rivendicano di realizzare tutto il mondo. E questo è tutto per questo. Non nascono dal caso le cose. Quindi da stasera ha ragione Lucio Fermani, andiamo a fare la pizza, andiamo a fare la pizza. Dopodiché da domani entra in campo il comitato nazionale che gestisce questa cosa. Dentro i sindaci, dentro i parlamentari, chiederemo a Pier Nicola Redicini di farsi garante del percorso in particolare in Europa, insieme agli altri, parte il percorso. Uno, due, le cose che ha già detto lui, alle cose che ha già detto lui, però gli aggiungo alcune elementi. È chiaro con questa riunione che noi dobbiamo fare un salto di qualità, ce l'hanno detto i parlamentari, lo stiamo già costruendo noi, nella nostra capacità organizzativa e la nostra capacità di rispondere alle questioni concrete. Stiamo rendendo operativo il percorso di tre cose. Il soccorso contadino che sta costruendo concretamente le azioni che ci servono per fare la controinformazione e per fare esattamente sul piano legale quello che ci serve. Stiamo costituendo, abbiamo deciso di costituirlo già a Bruxelles, il comitato tecnico scientifico del centro di documentazione per la sovranità alimentare che si occupa di queste cose, per chiamare a raccolta quel pezzo del pensiero scientifico che non è stato finora ascoltato e che non si riconosce dentro le logiche dei loro signori. Terzo, da oggi c'è un elemento di novità sul territorio. Preparatevi perché sarete nei prossimi giorni invitati all'inaugurazione delle sedi della nuova struttura di rappresentanza sindacale che è nata da questo progetto. Altra agricoltura è la CNA, ha fatto un grande lavoro in questo periodo. Molto di voi, io lo dico così, il punto non è se oggi hai trasferito il fascicolo o meno, il punto è che a questo punto, da questa vertenza, nasce il seme per dare una risposta chiara al presidente De Luca e non solo a lui, che ha sostenuto finora che lui cosa fa? Lui fa due cose: ascolta la scienza, e gli stiamo dando la risposta perché ascolti la scienza che ti fa torto,
quella che ti dà ragione. E ascolti i sindacati. No, tu ascolti i sindacati che ti danno ragione, non i sindacati. I sindacati non vengono prima a dirti: scusa, siccome sono d'accordo con te, ci possiamo sedere. I sindacati, l'articolo 39 della Costituzione è chiaro, un sindacato che non è autonomo è un sindacato venduto, è chiaro, è chiaro, è chiaro. E a proposito dei signori della Coldiretti, voi vorrete che fosse chiara una cosa, ma come facciamo? Quando emergerà con chiarezza un piccolo problema? C'è una cosa che si chiama Filiera Italia, che voi conoscete perfettamente, che è della Coldiretti. Il vicepresidente nazionale di Filiera Italia si chiama Cremonini, e sono componenti di Filiera Italia gli speculatori industriali del latte che vogliono la vostra morte. Ora noi non dobbiamo fare pensi, stiamo facendo i fatti. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, chiusi gli aspetti organizzativi, vi inviteremo tutti all'inaugurazione delle sedi della nuova struttura di rappresentanza. E vedremo, io sono convinto, che inizia una storia nuova, e inizia un percorso nuovo. Lo vedremo nelle prossime ore. Io per ultimo voglio dirvi solo una cosa, la mia considerazione è finita. La grande forza, quello che io sono, guardate, ha ragione il sindaco, quelli non è che noi facciamo bene a dire Teramo invece che Portici, perché c'è un problema a lui, ma non è che ci facciamo illusioni. Lì c'è una lobby trasversale che è cresciuta in questi anni. Perché lo diciamo? Lo diciamo perché entriamo dentro le loro contraddizioni. Ma è chiaro che non c'è una scienza, non c'è una agricoltura, non c'è una. Ci sono tanti aspetti diversi. Ed è chiaro che noi sappiamo che di fronte abbiamo la capacità di chi è il nostro avversario di inquinare in questa relazione con la politica. Noi non siamo soli. Se oggi, alla sesta assemblea degli Stati Generali, il mondo degli allevatori di quest'area ha trovato modo di rimanere fino a quest'ora invece di andare a pranzo e fare la domenica in Santa Pace, siamo queste la novità, siete voi, ed è questa la forza. E è questa la forza, si chiama autonomia. Faccio un appello a tutti: stringetevi intorno al coordinamento, rafforziamo il coordinamento, rafforzate il movimento. Salviamo le bufale, perché è l'unica vera cosa di cui hanno paura. E non abbiate paura che i grandi signori di continuare a dividere. Avanti.